Fondazione Roseto, subappalta alla cooperativa Teseo, né contatti con la cooperativa Teseo, che in questo momento è il datore di lavoro di questi 16 lavoratori e che è quello che dovrebbe materialmente erogare le liquidazioni. Non avendo avuto nessun contatto con nessuno dei tre partner di questa vicenda, noi abbiamo convocato la conferenza stampa perché se permane questa situazione fino alla mezzanotte di oggi, che è l'orario in cui scadono i 4 giorni di sciopero già proclamati, insieme ai lavoratori abbiamo deciso di continuare ad oltranza lo sciopero. Continuare ad oltranza lo sciopero è una forma di protesta molto dura che noi non abbiamo valutato con superficialità, visto anche i servizi che questi lavoratori garantiscono presso la casa di riposo. Ma rispetto alla totale mancanza di sensibilità rispetto a questa vicenda, tanto della cooperativa Teseo, quanto del consorzio ICA, quanto dell'associazione Roseto, a questo punto anche della prefettura di Avellino, dell'ordine francescano dei frati Cappuccini di Nola, che è il proprietario della struttura Roseto, del vescovo di Avellino, che su questa vicenda, seppur informato da mesi, non ha ritenuto di spendere nemmeno una parola, riteniamo che non ci siano altri mezzi che arrivare a forme estreme di lotta, non più di protesta, forme davvero estreme di lotta. Ora, nel frattempo, dobbiamo denunciare, lo facciamo a mezzo stampa, ma nelle prossime ore sarà formalizzato un ricorso per attività antisindacale nei confronti dell'associazione Roseto, che in questi giorni i turni di lavoro che i lavoratori che sono qui non hanno garantito sono stati coperti in maniera illegittima presso l'associazione Roseto con dei volontari, violando tutte le norme in materia di sciopero. Noi abbiamo chiesto un intervento dei carabinieri venerdì mattina, che si sono prontamente portati presso la struttura, dell'ispettorato del lavoro, che pure ha fatto la sua ispezione, e altri dovrebbero farlo in queste ore e nelle prossime ore, perché noi riteniamo che questa violazione non possa essere sottaciuta. Inoltre, soltanto questa mattina la cooperativa Teseo si ricorda di comunicare ai lavoratori a mezzo telegramma che devono garantire servizi essenziali. È vero che in una struttura di quel tipo vanno garantiti servizi essenziali, però il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, e Teseo è una cooperativa sociale, dice che prima di garantire quei servizi essenziali c'è bisogno di un accordo con il sindacato da fare in sede aziendale per stabilire numero e contingente di personale che garantiscono i servizi. Dato che questo la cooperativa Teseo non ha inteso farlo con il sindacato, non è che questo sciopero è stato proclamato dalla mattina alla sera, è stato proclamato con 10 giorni di anticipo, quindi c'era tutto il tempo per incontrarci e stabilire quali erano i contingenti di personale per garantire i servizi essenziali. Noi restiamo in attesa di una convocazione, dovendo partire con lo sciopero trans, da parte della cooperativa, per garantire però i contingenti minimi e non per garantire tutto quello che oggi si sta garantendo nelle modalità che abbiamo detto: lavoratori volontari, lavoratori su turni continuati di orari impressionanti ed altre cose che sono all'attenzione degli organismi ispettivi e che non ritengo di ripetere. Peraltro, l'unico gesto che noi abbiamo avuto da parte della cooperativa Teseo è stato quello di portarci il giorno 12 a sciopero già iniziato, e peraltro nel giorno dello sciopero generale, portarci a mano presso la CGIL una nota nella quale si chiede la sospensione dello stato di agitazione. Questo non è uno stato di agitazione, è uno sciopero, non perché siano disponibili a pagare anche un euro a titolo simbolico nei confronti di questi lavoratori, ma perché pensano che rinviando, sospendendo lo stato di agitazione, possano riprendere a dialogare con l'associazione Roseto per capire come questa vicenda deve chiudere. Allora noi siamo in questa situazione. Leggevo stamattina le dichiarazioni del presidente del Roseto sul Mattino, che dice che fondamentalmente il problema è che i soldi loro ce li hanno, ma non li possono dare alla cooperativa Teseo, in quanto la cooperativa Teseo non presenta il DURC. Ora, questo è innanzitutto falso, perché se il Roseto ha i soldi, in quell'intervista si capisce che ce li ha, i soldi li dà al consorzio Icaro, non alla cooperativa Teseo. Quindi il fatto che Teseo non ha il DURC non rileva a Roseto, al massimo rileva ad Icaro. È Icaro che deve verificare se Teseo c'ha il DURC e a quel punto pagare o non pagare. Se Teseo non c'ha il DURC, non ce l'ha oggi, non ce l'aveva ad aprile,
non ce l'aveva a gennaio, non ce l'aveva a dicembre, quindi non si comprende perché fino a un certo punto è stato pagato Teseo e poi da un certo punto in poi si rileva che non c'è il DURC. Dopodiché, se anche Teseo non avesse il DURC e quindi non può materialmente erogare i soldi perché non è, dal nostro punto di vista, il consorzio Icaro, che per patto parasociale è vincolato al controllo delle norme di legge, delle ditte alle quali appalta il servizio, deve assumersi la responsabilità di anticipare le quote a questi lavoratori, perché non è possibile lasciarli 7 mesi in queste condizioni. Ma non solo, io credo che sia un preciso obbligo giuridico del consorzio Icaro anticipare questi soldi. E intanto a che stiamo? Questi lavoratori non hanno percepito la 13ª mensilità del 2012, metà stipendio di gennaio 2014, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e domani matura anche dicembre del 2014. Alcuni di loro non hanno percepito, e qui c'entra poco se Roseto caccia i soldi, se Icaro caccia i soldi, non hanno percepito assegni familiari, rimborso IRPEF sul 7,30, gravidanze, allattamento, maternità a rischio, in una situazione quindi di violazione completa delle norme su queste materie qui. Questo, fondamentalmente, questa situazione, che riteniamo sia di una grande gravità, e riteniamo che sia grave anche il silenzio della politica su questa vicenda, che ad oggi non dice una parola, come è gravissimo il silenzio della Chiesa. Vi basti dire che ieri i lavoratori si sono imbavagliati nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, hanno rappresentato ai presenti la situazione, non c'è stata una parola di conforto o di speranza da parte del sacerdote, che non è un estraneo, è uno dei cappuccini che stanno qui dentro, che ha fatto, come si chiama, non ho molta dimestichezza, 20 minuti di predica sulle missioni in Romania, sacrosando, legittimo, sui soldi che vanno richiesti ai fedeli per garantire le missioni in Romania, e non ha speso un secondo, una parola, per dare solidarietà a questi lavoratori che stavano lì imbavagliati e che protestavano. Questa è la sensibilità della Chiesa, o meglio dei cappuccini, rispetto a quello che sta avvenendo. Per non dire della gente che stava lì dentro, personalmente ho i miei grandi dubbi sulla carità cristiana, ma insomma lo dico per in linea generale, questo è il segno che i cattolicissimi e civilissimi frequentatori della Chiesa di Santa Maria delle Grazie hanno espresso ieri mattina a questi lavoratori, che poi sono quelli che garantiscono i servizi a qualcuno dei loro parenti, a qualcuno dei loro... e l'hanno garantito fino a 4 giorni fa, senza battere ciglio. Oggi siamo al punto in cui questi lavoratori, voi ovviamente potete fare le domande a loro, non possono più recarsi sul luogo di lavoro, non hanno la benzina per andare sul luogo di lavoro. E poi, dato che di benzina non si campa, non hanno i soldi nemmeno per mangiare. Per cui, come detto al prefetto, lo sciopero della fame per loro sarà una costrizione. È il mio sciopero della fame, un sostegno al fatto che loro non possono più mangiare. E credo ci sia qualcuno che, mentre fa le raccolte dei, giustamente, sacrosanto, legittimo, come si dice, del banco alimentare, no? Per i poveri di questa città, dovrebbe tenere in considerazione che oltre a tutti i poveri di questa città ce ne sono altri 16 che sono i lavoratori che legittimamente lavorano presso il Roseto. Peraltro, i tentativi che stanno facendo con questi messaggi, queste raccomandate, anche con questa richiesta di sospensione, che contengono anche qualche, come dire, velata minaccia rispetto al mantenimento del posto di lavoro di questi lavoratori che stanno scioperando, e questo è lo stato nel quale stanno, perché le pressioni che stanno mettendo addosso a questa gente è questo, la dicono lunga su quello che sta avvenendo lì dentro. Ora noi, e la chiudo perché non la voglio fare lunga, poi ci sono loro che se vorranno parleranno, ci attendiamo che in queste 24 ore qualcosa si muova, perché davvero non ci appartiene la logica di creare danno o di creare problemi a cittadini di questa provincia che sono in condizioni di bisogno, come gli ospiti della casa del riposo Roseto. E però in questo momento, in condizioni di bisogno, ci sono anche i lavoratori che garantiscono quei servizi.
e mentre tutto tace, loro piangono perché si fanno lo scrupolo di quello che stanno facendo, e c'è qualcuno che invece, mano per la coscienza, non se ne passa nemmeno. Scegliete corta secondo me. Io credo di non dover aggiungere più nulla rispetto a questa vicenda, poi se ci sono domande le risponderanno loro Dio, ma voglio chiarire anche l'aspetto di questa storia dei 1600 euro che è stata stamattina riportata dal Mattino rispetto alla dichiarazione del Presidente Roseto. Questi lavoratori hanno percepito 1600 euro, come si evince chiaramente da una carta che hanno sottoscritto, a titolo di acconti su future retribuzioni per prestazioni lavorative che questi dipendenti avrebbero svolto nel momento in cui Roseto avrebbe sciolto la convenzione con Icaro e Teseo e avrebbe assunto questi lavoratori direttamente alla dipendenza di Roseto. Quindi questi 1600 euro non sono una parte degli arretrati che questi lavoratori devono avere, ma sono un'anticipazione su future prestazioni che loro sanno non percepiranno ovviamente nel momento in cui dovessero passare alle dipendenze dirette del Roseto. Gennaio vuol dire che loro gennaio e febbraio non percepiranno lo stipendio perché hanno preso anticipo. Febbraio vuol dire che febbraio e marzo non percepiranno lo stipendio, ma rispetto agli arretrati questo non c'entra nulla. C'entra invece il fatto che insieme a questi 1600 euro è stato chiesto a questi lavoratori, che fortunatamente non lo hanno fatto, di firmare le dimissioni volontarie dalla cooperativa Teseo. Questa è la nota fatta avere ai lavoratori, che fortunatamente non l'hanno firmata. Da allora sono passati 46 giorni da quando è stata fatta questa operazione. Ancora il consorzio che subappalta il servizio alla cooperativa Teseo, e Roseto è ancora la stazione appaltante che dà l'appalto a Icaro, che lo dà a Teseo. Quindi questi 1600 euro con questa vicenda non c'entrano niente. Dopodiché vogliamo davvero ragionare sul fatto che anche con 1600 euro, se volessimo intenderlo come acconto sulle prestazioni pregresse, si può campare con 6 mesi di stipendio arretrato? Ormai questi li potremmo addurre a quella somma lì, cosa che non è perché c'è scritto chiaro in queste carte. Campassero i signori che stanno sul Roseto, campassero i signori di Icaro o quelli di Teseo con 6 mensilità arretrate. A me non risulta che stiano in questa condizione. Io non ho altro da aggiungere. Se ci sono domande...